per darci un inquadramento storico di quello che era il periodo a cui abbiamo accennato e quello che è stata le due giornate in realtà dell'8 e del 9 aprile, con la mattina del 9 aprile che ha visto poi la fine dei combattimenti e la liberazione di Bogotà. Quanto vi verrà letto successivamente dal professor Beccarelli. Questo a proposito di quello che è stato l'attacco finale al comando tedesco che si trovava rinchiuso in Palazzo Stacchino. Questo imponente palazzo venne costruito nel 1926, come si può leggere sulla torretta. E sotto possiamo anche leggere Super Obstacula, ossia al di là di ogni ostacolo, un modo per ricordare l'arditezza della costruzione, perché allora non si usava il cemento armato, per ricordare il nome del proprietario Ostacchini, ma anche quasi a voler dire che questa poderosa, pesante costruzione fosse in grado di resistere ad ogni attacco. Nel 1940 l'Italia di Mussolini entrò in guerra a fianco della Germania, dei tedeschi, che già avevano invaso la Cecoslovacchia, la Polonia, la Francia, e sembravano destinati ad una facile e veloce vittoria. Mussolini, benché l'Italia fosse impreparata per scarsità di mezzi, per scarsità di armi, volle entrare in guerra, certo che a fianco dei tedeschi l'avrebbe vinta. Ma non andò così. E l'Italia, stremata da 3 anni di guerra, invasa dagli eserciti americano e inglese, con le città martoriate dai bombardamenti, cacciato Mussolini firmò un armistizio con gli Stati Uniti e con l'Inghilterra. Era l'8 settembre 1943. Da quel momento l'esercito tedesco prese possesso del nostro territorio nazionale e impose le proprie leggi dure e sanguinose. Quelli che poco prima erano alleati divennero nemici in casa nostra. Anche Borgotaro venne occupato e presidiato stabilmente dalle truppe tedesche. A Borgotaro passava la ferrovia Spezia-Parma, che restava l'ultima via di fuga possibile verso il nord per i tedeschi impegnati nel fronte di guerra che era ormai vicino a noi, nella Versilia, vicino a Massa, vicino a Carrara. Per questo le truppe tedesche tennero sempre un consistente presidio qui a Borgotaro, come lo tennero a Ostia, a Rocca Murata e in tutti i caselli ferroviari. Ma dall'8 settembre 1943, data dell'armistizio, i soldati italiani, reduci dai loro reparti, ormai sciolti, insieme a tanti altri giovani, si ritirarono sulle montagne e diedero vita alla lotta di resistenza. Si formarono nelle nostre valli varie formazioni partigiane, la Iulia, la Beretta, la Centocroci, il gruppo Valtaro, la 132esima Garibaldi, nate per infastidire, ostacolare, combattere i tedeschi con le armi che americani e inglesi paragrafitavano sulle nostre montagne. I tedeschi non si limitarono
a presidiare le stazioni ferroviarie. In molte occasioni organizzarono operazioni militari dette rastrellamenti, con l'impiego di migliaia di uomini provenienti da ogni parte, da Chiavari, da Parma, da Pontremoli, allo scopo di rastrellare le montagne e catturare partigiani. I tedeschi, che non riuscirono quasi mai a raggiungere i risultati sperati, si accanirono spesso verso i civili inermi, uccidendo centinaia di persone, tra cui vecchi, donne, bambini, sacerdoti, e deportando in Germania, nei campi di lavoro, nei campi di sterminio, centinaia di uomini, portandoli via dai loro paesi, dalla loro terra. Pensate che soltanto nel rastrellamento del luglio 1944 vennero uccisi 122 civili nei comuni della nostra montagna, solo in un mese. Ma arrivò l'aprile 1945. I tedeschi avevano subito dure sconfitte in Russia, in Francia. In Italia erano in grandi difficoltà. Era insomma giunto anche nella nostra valle il momento dell'attacco finale. Non più per disturbare, per rallentare, per danneggiare, ma un vero e proprio attacco per mettere fine ad una occupazione che durava da quasi 2 anni. Così il Comando Unico Operativo preparò un piano di attacco contro tutti i presidi tedeschi per ottenere un risultato di notevole importanza militare, la totale liberazione dell'Alta Valle del Tarno. Si scelse l'8 aprile come data e all'alba di quel giorno tutte le brigate con azione simultanea passarono all'attacco. Mentre a Ostia, a Rocca Murata e nei caselli ferroviari l'attacco terminò quella stessa giornata con la resa dei tedeschi, a Volgotaro le cose andarono diversamente. La giornata dell'8 era piovosa. Il colpo di mortaio che doveva dare il via all'attacco si fece sentire con un'ora di ritardo. Ascolterete dalla lettura poi che un partigiano chiacchierone aveva rivelato ad una ragazza la data dell'attacco. I tedeschi non si sa come lo vennero a sapere e si ritirarono dalle varie ville che abitavano per concentrarsi tutti nel palazzo Ostacchino. Questo gettò in aria in parte i piani dell'attacco. Tra i partigiani c'era una squadra speciale, quella dei sabotatori, uomini specializzati e coraggiosi. Quel giorno, a fatica, per colpa di una rete posta tra la casetta della famiglia Letti e il palazzo, avevano con grande rischio posto una carica di esplosivo per far saltare il palazzo. Ma lo scoppio non avvenne, forse per colpa della pioggia. Insomma, la sera dell'8 tutto era ancora come prima e il morale dei partigiani era a terra, molto a terra. Il mattino del 9, 70 anni fa come oggi, tutto cambierà. Ascolteremo la cronaca di quel giorno, ascolteremo dei nomi strani. Erano i nomi di battaglia che i partigiani si erano scelto per non farsi riconoscere. Libero
era il borgotarese Primo Brindani, comandante della prima Iulia. Napoli e Ailù, due coraggiosissimi sabotatori venuti da fuori. Ailù dimostrerà nell'azione un coraggio e una bravura tali che lo stesso comandante tedesco, dopo essersi arreso, vorrà regalargli il suo orologio. Il brano che vi verrà letto è tratto dal libro Una storia breve, scritto dalla borgotarese Rosetta Solari, anch'essa coraggiosa componente della squadra sabotatori, impegnata quel giorno nell'attacco finale al Palazzo Stabile. Quel giorno, il 9, tutto finì alle 9 del mattino, quando si arrendeva l'ultimo contingente di truppe tedesche presente nell'alta battaglia. Si arresero e vennero catturati due ufficiali, sei marescialli, 19 sottufficiali e 94 militari. In Valtaro la guerra era finalmente finita. E noi ragazzi, perché io avevo preso poco la vostra età, riprendemmo finalmente a giocare nelle strade, come si usava allora, senza il timore di un allarme aereo che preannunciava un bombardamento, senza spaventarci e fuggire per l'avvicinarsi di un tedesco. Nel 1985 il gonfalone del nostro comune verrà decorato con la medaglia d'oro al valor militare, grazie anche alle imprese di questi uomini che oggi noi ricordiamo. Grazie Giacomo per questa ricostruzione così puntuale. Chiederei adesso in conclusione al professor Beccarelli, Massimo, di raggiungerci per la lettura del brano tratto dal libro.